questa puntata abbiamo scoperto la devozione e la spiritualità in Basilicata. La spiritualità ci porta a scoprire che siamo tutti fratelli, che in questo mondo sempre più globalizzato siamo tutti sulla stessa barca. E come ci ha ricordato Papa Francesco, potremo evitare di affondare solo se ci decidiamo a remare insieme. Viviamo un tempo particolarmente difficile, che ci pone dinanzi a tante sfide che ci interpellano tutti in prima persona. Non avremmo mai pensato, ad esempio, di dover affrontare una pandemia globale che ci ha messo in ginocchio, ci ha costretto a fare i conti con la nostra fragilità, con la precarietà della vita, proprio nel momento in cui ci sentivamo forti delle nostre grandi scoperte scientifiche, tecnologiche. Poi non abbiamo fatto in tempo a rialzare la testa per riprendere un po' di respiro rispetto al Covid e ecco scoppiare nel cuore dell'Europa una pericolosissima guerra che, insieme alle tante polveriere sparse per il mondo, rischia di innescare la scintilla decisiva per il tanto temuto incubo di un conflitto mondiale e nucleare. La pandemia e questo inaspettato conflitto hanno, fra l'altro, contribuito a una grave crisi economica per tantissimi, a un aumento esponenziale dei disturbi mentali, delle dipendenze. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è registrato, in seguito alla pandemia, un aumento del 25% delle persone colpite da depressione e disturbi d'ansia, anche tra i bambini e i ragazzi. Non possiamo inoltre continuare a chiudere gli occhi dinanzi alle sempre più evidenti conseguenze della crisi ambientale. Sono troppe e gravi le sfide che ci troviamo a dover affrontare. In questa tempesta che stiamo vivendo non possiamo fare a meno di interrogarci tutti. Dobbiamo domandarci: ma io cosa posso fare? Quale può essere il mio personale contributo al bene della nostra grande famiglia che è l'umanità? Siamo certamente consapevoli che ciò che ciascuno di noi può fare è solo una piccola goccia, ma tante gocce unite insieme possono formare meravigliosi arcobaleni che riaccendono la luce della speranza nella dolorosa notte che stiamo vivendo. Sono convinta che se in tanti ci impegnassimo a fare tutta la nostra parte, insieme potremmo davvero fare la differenza. Potremmo cambiare la storia.